complesso ospedaliero dismesso, ma da anni sede del centro Genti di Pace della comunità Sant'Egidio, che diventa una lavanderia per poveri. È la piccola rivoluzione nello stile di Papa Francesco che a Trastevere, in via San Gallicano, rappresenta l'ennesima mano tesa ai preferiti di Dio. Dal 10 aprile, qui per 4 giorni a settimana, è possibile venire a lavare e asciugare i propri panni perché l'elemosineria apostolica, l'ufficio della carità del Papa, ha provveduto ad installare 6 lavatrici e 6 asciugatrici generosamente offerte. In dono anche la fornitura completa e gratuita di detergenti per il bucato. Per l'elemosiniere, Monsignor Corrad Krajewski, l'iniziativa che arriva dopo le docce, la barberia in piazza San Pietro, l'ambulatorio, le chiese aperte per ripararsi dal freddo, è un dare seguito al Giubileo della Misericordia, un dare concretezza alla carità con lo scopo di restituire dignità a tante persone che sono nostri fratelli e sorelle. I poveri sanno che il Papa è il loro amico, afferma Carlo Santoro della comunità di Sant'Egidio. Noi da parecchi anni abbiamo una piccola lavanderia nel nostro centro d'accoglienza a Bianiscia perché pensiamo che avere una lavanderia da dare ai poveri sia importante. È importante ovviamente avere delle docce e quindi avere anche una lavanderia. Come ogni persona, penso che ogni persona povera anche ha diritto a lavarsi, ma anche a lavare i propri vestiti, i propri panni. Poi secondo me, peraltro, la lavatrice dà un senso di casa, che spesso per persone che non hanno casa è un primo approccio, è un segno di familiarità importante, perché noi in questo senso vogliamo anche essere un po' la famiglia per i poveri, come spesso ci richiama il Papa a fare e ad essere. Rossana è una donna forte che ha reagito alle sconfitte della vita prendendo il meglio, non lasciandosi abbattere nonostante la perdita dolorosissima di una figlia. Oggi dice grazie alla comunità di Sant'Egidio che l'ha accolta, non l'ha giudicata, le ha dato una roulotte per vivere e l'ha fatta sentire importante agli occhi del mondo e di Dio. Questa è stata un'opportunità che ci ha dato Papa Francesco. Io intanto vorrei ringraziarlo tantissimo e ci ha dato una possibilità di questa lavanderia che per noi è una cosa grande, grandissima, perché come me, come tante persone che si trovano per strada o che non hanno la possibilità di lavare, diciamo che questa è una grossa opportunità che praticamente ti rinnova la vita, perché giustamente, cioè, avere dei panni puliti vuol dire tanto, anche se ti devi presentare in un posto di lavoro o che ne so, devi fare un colloquio particolare, cioè ti dà proprio la tua dignità, diciamo, ecco, questo volevo precisare. E io veramente ringrazio di vero cuore, con tanta gioia nel cuore, Papa Francesco, perché veramente è stato grande. L'attenzione di Papa Francesco è per Rossana un segno di affetto. Roma, racconta, non è una città ospitale. Se non ci fosse la comunità non saprei dove andare. Le difficoltà restano anche se sembrano meno insormontabili e i sogni crescono nel suo cuore e in quello del suo amore Roberto. Il mio sogno più grande veramente è poter avere una casa insomma tutta mia, insomma con il mio compagno, e tra non molto inizierò a lavorare perché voglio contare sulle mie forze, però insieme a loro ce la riesco a fare di più, perché oltre che tanti aiuto mi danno la forza. Io quando vedo loro, cioè vedo, sono delle persone che non giudicano, e per me vuol dire tanto questa cosa.